La cosa che mi pesava di più era sentirmi lontano da loro. Ho scelto il negozio Amplifon perché sono gli unici con 60 anni di esperienza e hanno già aiutato milioni di persone. Mi hanno ascoltato e hanno trovato la soluzione acustica più adatta a me. E ora ho ritrovato il piacere di sentire. Gratis controllo dell'udito e prova per 30 giorni. Gentili ospiti intervenuti e gentili telespettatori, vi ringrazio per aver preso parte a questo dibattito organizzato da Telenova, dibattito che spero riesca a coinvolgerci tutti in un vasto discorso su un argomento che è purtroppo di attualità, la pace che è stata minacciata dai recenti avvenimenti del Mediterraneo. Per affrontare questo argomento come meglio possiamo, abbiamo invitato su questo palco Giovanna Bocchieri, che è alla mia destra, una genitrice, una nostra amica, Adriana Mazzone, una insegnante, la presenza giovanile che è rappresentata da Antonio Battaglia della Scuola Media Inferiore e alla mia sinistra da Laura Di Stefano dell'Istituto Magistrale. Poi alla mia estrema destra c'è Giampiero Saladino, che è il presidente del Circolo Ragusano dell'AIX. E purtroppo, mi dispiace dirlo, avevamo anche invitato l'assessore Sasa Cinto, l'assessore alla pubblica istruzione al Comune di Ragusa, che però purtroppo per impegni degli ultimi momenti non è potuto intervenire. Lo aspettiamo con la speranza appunto che prima della nostra ora prevista di trasmissione possa intervenire. Quindi iniziamo questo nostro incontro dibattito, dando la parola per prima alla insegnante Adriana Mazzone. Anche io devo dire che non ho vissuto momenti di terrore, non ero tra i terrorizzati, benché la mia famiglia fosse tempestata da telefonate dal nord, da amici e parenti che volevano sapere se stavamo già coi caschi in testa. E a scuola in quei giorni noi aspettavamo il professor Rusconi, che veniva dall'Università di Torino per intrattenere i ragazzi di quinta su una tematica molto interessante, e la vigilia ha telefonato per dirci: ma devo veramente venire? Non state lì a fare la guerra? Quindi altrove c'era questa sensazione. Laura Di Stefano. A proposito dei sentimenti che hanno provato i giovani, devo dare ragione alla professoressa Mazzone, anche se appunto lei si è un pochino rattristata dei nostri sentimenti, però effettivamente, come ho potuto notare sia a scuola che fuori, non abbiamo provato paura in massima parte. Logicamente ci sono stati i ragazzi impauriti, però la preoccupazione non è arrivata all'esasperazione. Non abbiamo provato paura, almeno io personalmente, perché ho avuto forse una fiducia che mi è sembrata in seguito eccessiva, sia in Gheddafi che appunto in Reagan. Ho avuto fiducia appunto perché non credevo che si potesse arrivare ad una guerra, ad un'altra guerra, per un motivo così apparentemente, cioè non molto importante, quasi banale. E ho avuto fiducia in questi personaggi, però la fiducia mi è venuta un pochino meno quando ho saputo appunto dell'attacco che era stato fatto da Reagan in Libia, e allora mi sono impaurita, mentre nei giorni precedenti non ci avevo pensato molto a questo fatto. E subito dopo l'attacco che è stato fatto a Tripoli, la paura è diventata un po' maggiore, perché ho temuto una risposta di Gheddafi terribile. Come in fin dei conti mi aspettavo di tutto da un uomo del genere, soprattutto un uomo al quale avevano ucciso un figlio e ferito altri due bambini. Fortunatamente non è stata così terribile la risposta. Ad Antonio Battaglia, studente di scuola media inferiore, molto giovane, quindi cosa pensa anche lui di tutto l'intero argomento? Io conosco una piccola poesia che sintetizza tutto quello che voglio dire. Dunque, chiediamo alla pianta il frutto, chiediamo il profumo ai fiori, chiediamo agli uccelli il canto, all'ape il nettere, alla mucca il latte e all'uomo. Dall'uomo noi italiani, europei e tutto il mondo vorrebbe
da due uomini come Gheddafi e Reagan la pace. Invece questi due uomini hanno portato alla guerra per litigi, diciamo, banali. Ora, secondo me queste due persone sono da condannare perché giocano con la vita di tante persone innocenti. Infatti le colpe di Gheddafi, gli attentati in tutti i posti europei dove si trovavano gli americani e poi naturalmente poi le risposte americane hanno allarmato tutto il mondo, ma in particolare il nostro paese e, se vogliamo ancora essere più precisi, la Sicilia. Ecco, secondo il modo in cui hanno agito entrambi, dal modo di come hanno mosso le pedine di gioco, ma più che gioco, di guerra, diciamo, posso dedurre che sono due persone non tanto normali. Difatti Reagan io lo paragonerei a un bambino incosciente che ha delle armi, che queste armi però non sono fatte di plastica, ma sono vere queste armi, e che non sa come usarle, le usa su noi persone innocenti, che non abbiamo fatto mai niente. Ecco, Gheddafi invece lo paragonerei altrettanto, diciamo ancora più bambino, perché ha stuzzicato di più Reagan, per esempio, ecco, facendo questi atti terroristici. Ma la parola quindi all'amico Giampiero Saladino. Io sono dell'idea che la violenza, come la guerra, di qualsiasi forma e da qualsiasi parte proveniente, è di per sé o una pazzia o un assassinio. Quindi dovremmo cercare di deciderci, una volta per tutte, a definire o pazzi o assassini tutti coloro che usano la violenza. Diamo la parola quindi alla professoressa Giovanna Bocchieri. Cioè, di fronte alla minaccia che si è presentata, è venuto un po' così istintivo da parte di tutti dire: oddio, noi in fondo una parte della nostra vita l'abbiamo vissuta, i nostri bambini ancora hanno il futuro davanti. E l'atteggiamento che è venuto fuori è un atteggiamento di protezione, di iperprotezione, di pietà quasi, cioè legittima se vogliamo, però evidentemente non basta. Allora ritengo che il problema è un po' a monte, anche considerate tutte le reazioni che i ragazzi di fronte a questo problema hanno avuto. E quindi dicevo, c'è da porsi una domanda di fondo: cosa vuol dire educare in questo momento, in questa società, i nostri figli? E quando parlo dei nostri figli mi riferisco a bambini più che altro in età prescolare o nei primi anni della scuola dell'obbligo. Diamo spazio a chi vuole intervenire nel dibattito, nel caso specifico per prima Giovanna Reggio, che è già alla tribuna. Cioè, è stato detto che i ragazzi così hanno vissuto con poca paura i momenti che si sono creati la settimana scorsa, no? Ed è stato detto anche che i ragazzi erano così un pochino quasi sicuri che non fosse successa una catastrofe così generale, no? Che quantomeno noi come italiani non avremmo avuto grossi problemi di entrare immediatamente in guerra. Però noi dimentichiamo che questa guerra già ha fatto delle vittime, anche se non sono italiani. Cioè, sono già morte delle persone, ci sono ancora persone che sono ricoverate in ospedale. Il dibattito continua, dando la parola adesso a Patrizia Toro, studentessa universitaria. Sì, è vero, abbiamo vissuto tutti questa sensazione di angoscia quando Reagan ha lanciato quelle bombe sulla Libia. Ma quello di cui, diciamo, più paura oggi è cosa succederà dopo. Che cosa c'è dietro questa prima iniziativa? Diamo adesso la parola a Saro Tumino, che interverrà appunto in questo dibattito da noi di Telenova organizzato sulla pace minacciata nel Mediterraneo. Se c'è veramente da preoccuparsi è perché adesso ci sta toccando da vicino. Ma finché gli americani o i russi o gli inglesi, quando hanno fatto la guerra alle Malvine, sì, leggevamo dai giornali, gli inglesi hanno attaccato gli argentini. Comunque,
a noi non ci toccava da vicino, e esprimiamo le nostre opinioni per quello che ci sembrava a noi. Ora io dico questo: il governo italiano, con la sua politica, io penso che tutto ha fatto, ma all'infuori degli interessi degli italiani o dei siciliani o di quelle delle isole vicine in cui in questo momento si è in causa. Diamo quindi la parola al professore Giuseppe Di Donà per l'ultimo intervento di questo incontro dibattito organizzato da Telenova. Si è detto che i siciliani hanno dimostrato un'eccessiva paura, qualcuno ha addirittura parlato di vigliaccheria. Questi siciliani non hanno un minimo di dignità, di fronte a due missili che peraltro sono risultati debolucci, non ce l'hanno fatta ad arrivare a destinazione, erano quasi pronti, si sono usate anche delle espressioni dure, erano quasi pronti a calarsi le barche, proprio queste espressioni su qualche giornale nazionale.